Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Nella puntata odierna faremo virtualmente visita a una casa davvero speciale, Casa Don Gianni. Ed ecco il suo biglietto da visita, un luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto. Al suo interno si intersecano diverse realtà che condividono mission e ideali utilizzando gli spazi nell'ottica della collaborazione, dello scambio e del legame col territorio. A guidarci in questa visita, in questa casa davvero speciale, sono i nostri ospiti che vi presento, che sono Carlo Squizzi, presidente dell'Associazione Alternativa A, ex insegnante, sindacalista, amministratore comunale, insomma una vita dedicata alla comunità. Grazie Squizzi. E Simonetta Valterio, che è direttrice della cooperativa La Bitta e volontaria di Alternativa A, più tante altre cose, anche lei potrei dire, no? Per esempio, direttrice della casa di riposo di Monteschiano. Benissimo. Squizzi, iniziamo la nostra visita partendo dal nome, Casa Don Gianni. Perché questo nome? Casa Don Gianni, riflettiamo sulle due cose. Don Gianni è il ricordo di Gianni Lucchessa, che era il sacerdote, è morto purtroppo nel 1995, non aveva nemmeno 50 anni ed era stato parroco a Vagna, a Bognanco e primo coadiutore a Domodossola, ed è quello che ha avuto l'idea di costruire questa casa. Quindi nel suo nome Costruito la casa. abbiamo deciso di intitolarla Casa perché è un luogo di incontro. Nella casa ci sono diversi ruoli, ma tutti uniti in uno stesso ideale. Diciamo che nella casa ci sono madre e due figli. La madre è l'associazione Alternativa A e i due figli sono le due cooperative, il Sogno e la Bitta, che interagiscono e che cercano di continuare questo che è stato lo spirito di stare insieme, uniti nella diversità. Ecco, noi abbiamo intitolato questa trasmissione La casa dei tre don, perché in realtà tutto è nato dall'intuizione e dall'impegno di altri due sacerdoti, oltre a Don Gianni. E cioè, chi erano questi altri due sacerdoti? Don Luigi del Conte, è bene ricordarlo perché è stato il cuore, cioè quello che rappresentava l'apertura, la bontà, l'accoglienza iniziale che ha consentito di formare le prime comunità alla Noga. Don Gianni, abbiamo detto, era il praticone, quello che nel concreto si muoveva e sapeva muoversi con le istituzioni e anche in modo. Ci ha dato anche il segno della gratuità, che è una cosa importante Certo. dell'associazione, e poi Don Antonio, che era un po' la sapienza, colui che riusciva a vedere lontano, lungimirante, e che ha saputo costruire anche giovani per poterli poi inserire nel contesto, e sono quelli che oggi portano avanti poi il Certo. cammino della casa. Don Antonio Visco, che tra l'altro ricordo volentieri, è stato più volte ospite di questa trasmissione, soprattutto quando si parlava di famiglie in difficoltà, in crisi, di giovani, no? Con disagio giovanile, quindi sempre puntuale, preciso, pochi fronzoli e tanta concretezza. Ecco, invece da dove nasce il nome dell'associazione Alternativa A? Alternativa A che cosa? Beh, era alternativa al disagio allora, quando è nata nel 1982, era alternativa al grande problema della droga che era emerso in quegli anni e addirittura nel 1981, l'anno prima, era nato il SERD, e quindi l'ASL si era trovata impreparata di fronte a questa grande novità e quindi ha cercato di mettere insieme delle forze e la cosa strana è che l'associazione è nata quasi come un patto territoriale in cui c'erano rappresentate tutte le forze politiche di allora dell'arco Sì. costituzionale, insieme ad alcuni volontari, e hanno messo insieme questa associazione che poi è cambiata, ma diciamo che l'alternativa è rimasta come segno e disponibilità di concretizzare qualcosa per offrire Certo. alternative appunto al disagio, Disagio oggi diremmo al disagio sociale. sociale. Allora era un'emergenza droga, poi c'è Certo. stato altre cose, però. Certo. Io mi ricordo infatti in quegli anni, io allora ero un cronista della Gazzetta del Popolo, quotidianamente raccontavamo di arresti di giovani per spaccio di stupefacenti e poi è subentrato anche un altro problema, quello dell'alcol, dell'alcolismo nella nostra Certo. zona, che era un'altra di queste piaghe, di cui mi pare che anche di quella si è occupato Alternativa A. Sì, perché ha fatto poi,
ha fatto anche pubblicato una tesi di laurea tra Studentessa, l'altro è una psicologa certo. rispetto al problema e ha fatto questa scelta anche all'interno della casa del cosiddetto bar bianco, cioè del bar dove si fa servizio ma non si distribuisce Alcolico, alcolici, certo. proprio in ricordo di quanti tanti morti che ci sono purtroppo ancora per questo fenomeno. Ecco, una curiosità, abbiamo detto che sono state importanti le figure di questi tre preti, no? Don Gianni, Don Luigi e Don Antonio, però questa non è la classica iniziativa, anzi viene definita non solo una clericale, ma viene definita un'iniziativa laica, cioè è laica, non è contraddistinta dal punto di vista prettamente religioso. No, questo è vero, cioè hai sempre tenuto distinti due aspetti, cioè lo stare insieme, condividere, ma lasciando la libertà a tutti nella massima partecipazione. E Certo. quindi ci sono degli aspetti, diciamo, di incontri religiosi, ma erano non preponderanti, ma erano semplicemente dei momenti di formazione, oppure anche momenti di riflessione, Riflessione. ma non impegnavano tutta la Tutta la casa. casa, Questo certo. vale anche poi per i gruppi di autoaiuto che sono venuti successivamente e Ovviamente. così via. Quindi, Così come è nato, certo. tra l'altro, proprio all'inizio, quando si è cominciato a lavorare con i giovani, c'è stato anche un po' di contrasto con la Chiesa, perché i progetti giovani sono nati quasi malvisti dalle parrocchie perché sottraevano i Erano un giovani po' in agli oratori. concorrenza con gli oratori. E quindi, proprio per dare il segno di una laicità, cioè quello che contava era l'uomo L'uomo. con le sue problematiche e con la sua valenza. Anche se poi questi tre personaggi erano preti fino in fondo ed erano parroci, no? Uno a Montecrestese, poi Don Del Conte ha fatto anche la Valle Antrona, parroco di Antrona, e Don Gianni Bognano, quindi erano totalmente preti, ma nello stesso tempo sapevano essere Sì, totalmente al tra servizio l'altro dell'uomo. preti di strada, una volta Sì? si poteva dire, preti un po' accantonati dalla gerarchia, ma che amavano tantissimo la Chiesa e Certo. hanno dato tutti se stessi Certo. per gli altri, senza mischiare Il la sacro e il religiosità, profano. il sacro e il profano. Certo. Bene, ecco, voi vi siete sempre occupati, voi dico come Casa Don Gianni, quindi con le sue presenze, il sogno, la bitta, vi siete sempre occupati con molta attenzione della famiglia, in particolare del disagio nelle famiglie, della crisi della famiglia. Ecco, concretamente che cosa fate, avete fatto e cosa fate in questo Ma settore? possiamo fare una premessa. Il discorso era, l'inizio si è lavorato tantissimo sui giovani Giovani. e per dare questo diciamo, risposta alle esigenze dell'emergenza che c'era. Poi però Don Antonio, lavorando, ha capito che non era sufficiente dare una risposta ai ragazzi, occorreva entrare nel contesto familiare e capire da dove nascevano le problematiche e come potevano esserci dati i supporti a queste situazioni. Per cui lentamente da un'attività esterna sui territori, perché è stata fatta nelle valli, in Valle Antrona, Val Certo. Anzasca, Val Antigorio, si è portata, grazie anche alla possibilità di avere una casa, quindi la casa Don Gianni, alla costituzione del centro per la famiglia. Il centro della famiglia di fatto si nasce con l'ascolto e poi con delle offerte, diciamo, di intervento, di sostegno psicologico e però anche accompagnato, grazie proprio alla struttura della Trinità della casa, al fatto di poter offrire eventuali borse lavoro, cioè Lavoro? piccoli Sì. interventi per dare sostegno ai ragazzi, magari anche alla famiglia, oppure consentire Aiutare. l'accesso ai servizi che la ditta mette in essere del centro della famiglia, anche a chi non ha risorse, utilizzando il fondo di solidarietà e anche se non l'abbiamo usato tantissimo, con una piccola forma di microcredito per venire incontro ad alcune ipotesi di lavoro e anche magari sostegno economico Certo, temporaneo per certo. le esigenze. Quindi diciamo Perfetto. l'intervento sulla famiglia è stato mirato in questo contesto, più che in iniziative esterne, proprio Certo. mirato all'ascolto e all'intervento e alla risposta alle esigenze che man mano maturavano. E voi avete dedicato all'interno di Casa Don Gianni anche una particolare attenzione alle persone colpite da
un lutto terribile, soprattutto genitori, no? Che hanno avuto figli morti in maniera tragica, incidenti stradali, eccetera, no? Quindi so che anche su questo voi avete messo in campo alcune iniziative. Sì, diciamo che è stato un po', non diciamo l'ultima cosa, ma comunque la cosa che ha colpito di più Don Antonio nell'ultimo periodo, che era proprio questa, persone colpite da un lutto, e quindi ha incoraggiato e formato insieme ad altri questo gruppo Genitori per Sempre, sì, esatto. Che è un gruppo autonomo, e però ha una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione di Alternativa, che ha come scopo quello di incontrare le persone che sono state colpite da questo lutto, cercare di incoraggiarle ad uscire da questa situazione, fornire eventualmente attraverso le strutture della casa un sostegno psicologico e anche fare delle iniziative concrete per ricordo, come il Cammino dei Fiori, certo. La Messa delle Rose. Anche qui, diciamo che, dicevo Don Antonio, è nato come una matrice cristiana, ma sostanzialmente laico, perché quello che conta è il valore dell'uomo. E l'offerta è anche data da un gruppo di autoaiuto che si è formato, che è seguito da uno psicologo che aiuta queste persone a camminare, a uscire da questa situazione e soprattutto a non lasciarsi tentare da rivolgersi a maghi, stregonerie, ad abbandonarsi alla disperazione, ma a ritrovare attraverso il dolore la forza per essere positivi e costruire qualcosa insieme nel ricordo dei ragazzi che purtroppo se ne sono andati prematuramente. Ecco, poi parliamo fra un attimo delle iniziative che state per fare prossimamente, però adesso vorrei passare a Simonetta Valterio. Intanto la prima domanda, cooperativa La Bitta, da dove viene fuori questa definizione, La Bitta? La Bitta è stata una scelta più che altro legata al fatto di dare un senso femminile al nome della nostra cooperativa. Noi siamo nati come così spin-off della cooperativa Il Sogno a seguito dell'applicazione della legge 381 nel 91, quindi nel 93 nasce La Bitta con l'obiettivo di occuparsi di servizi sociali e servizi alla persona. Il Sogno era una cooperativa di prevalentemente uomini perché lavoravano in contesti lavorativi tipicamente maschili e La Bitta ha così voluto connotarsi con questa impronta più femminile, proprio anche per il tipo di servizi che andava a fare. So che questa distinzione di genere non è più così attuale, però io allora diciamo che semanticamente ha senso, dopodiché nella concretezza non è molto approvata, però devo dire che il senso è semplicemente quello. E poi ci piaceva questo nome perché La Bitta è il fungo che c'è nel porto dove si attraccano le navi e per noi è stato il senso di arrivo e di partenza di un po' così rappresentativo della vita delle persone, ma anche dei nostri progetti. Certo. Ecco. Parlavamo di casa Don Gianni, questo contenitore, luogo di incontro dove si incontrano le persone e si incontrano anche tante iniziative tra di loro, come dire, diverse, ma che alla fine, come diceva prima Carlo Squizzi, convergono tutti sull'uomo, sulla persona, sui suoi bisogni. Una di queste iniziative è uno studio dentistico. Proprio la settimana scorsa avete intitolato questo studio al dottor Ugolana, un dentista recentemente e prematuramente scomparso. E questo studio si trova all'interno appunto di casa di Don Gianni e è stata anche un po' l'occasione per parlare e rilanciare il progetto Sorrisi di Solidarietà. Che cos'è questo progetto Sorrisi di Solidarietà? Sorrisi di Solidarietà è un progetto proprio di cura odontoiatrica per persone in condizioni di fragilità economica, di povertà. E è nato nel 2016, ha preso avvio nel 2016 con una progettazione iniziata poco tempo prima, anche qui un po' su spinta e su slancio di Don Antonio che aveva per noi sempre le idee più lungimiranti. Ecco. Tant'è che questo studio è realizzato nello studio dove Don Antonio Visco faceva psicoterapia. E abbiamo visto un'esperienza simile a Torino, al CERMIG, ci è piaciuta questa esperienza, abbiamo pensato che anche sul nostro territorio potesse avere dei risvolti significativi. E così nel 2016 è partito questo progetto. Quindi avete attrezzato, con dei finanziamenti, uno studio dentistico perfettamente in regola, e funzionale. Ecco, chi sono i possibili utenti di questo servizio e quanti sono stati fino adesso i pazienti che questo studio ha curato?
La caratteristica delle persone che accedono al servizio è quella di dimostrare una difficoltà economica temporanea o più di lungo termine importante. Questa dimostrazione avviene attraverso la presentazione dell'ISEE oppure, se non c'è la possibilità, con una valutazione all'interno della nostra equipe. Però ha l'obiettivo proprio di non sostituirsi al sistema pubblico delle cure sanitarie, quindi intercettiamo una fascia di popolazione davvero molto fragile. Le persone che accedono sono tante e molte di più di quante ce ne aspettassimo all'inizio. Ad oggi, e sono ormai 6 anni di attività di questo studio, abbiamo accolto quasi 400 pazienti. Diciamo che abbiamo avuto un inizio subito molto importante perché fin dal primo anno, da maggio del 2016 a dicembre del 2016, abbiamo avuto i nostri primi 55 pazienti. Ogni anno sono stati in costante aumento, nell'anno 2019 sono arrivati ad essere 96 nuovi pazienti, c'è stato poi un leggero calo legato purtroppo al Covid, non abbiamo mai chiuso ma evidentemente abbiamo dovuto contrarre la nostra attività e sta di fatto però che ad oggi abbiamo aperto ben 373 cartelle. Ciò significa che in carico abbiamo più di 100 persone l'anno. Ecco, da dove provengono? Solo dall'Ossola? Solo dal DCO? Lo studio dentistico è stato aperto a Domodossola perché noi siamo lì collocati e per noi è più facile realizzare nell'immediato questi progetti, però ha da subito avuto un respiro provinciale, nel senso che le persone arrivano da tutto il nostro territorio provinciale e direi semplicemente attraverso il passaparola, quindi la gente che trasmette questa possibilità e arrivano da tutta la nostra provincia. Ci è capitato addirittura di avere qualche caso da un po' più lontano su invii per esempio della Caritas o di altre organizzazioni che lavorano anche nel Novarese o in altre zone qui limitrofe. Quando parliamo di poveri, fino a qualche tempo fa nell'immaginario comune si pensava a stragrande maggioranza di stranieri, no? Adesso la Caritas stessa ci dice che anche nei centri Caritas mai prevalgono gli italiani. Immagino che anche qui siano prevalenti di gran lunga gli italiani che si rivolgono a voi per le cure. Mi pare che questo fosse stato ricordato anche la scorsa settimana, giusto? Sì. Questo dato, devo dire che ha colpito un po' anche noi, nonostante lavoriamo nel sociale da sempre, e devo dire che fin dal primo anno di attività gli italiani sono stati la stragrande maggioranza, e con stragrande maggioranza intendo tipo il 63% il primo anno, fino ad arrivare all'80% nel 2020, al 77% l'anno scorso. Non lo so se è per una diversa informazione nell'accesso al servizio, sta di fatto che questa condizione di bisogno esiste anche tra le persone italiane in forma importante. Quanti e quali sono i volontari che sono impegnati nel progetto Sorrisi di Solidarietà? Attualmente in questo progetto sono impegnati 8 dentisti volontari, ma nel corso di questi anni sono stati circa 14, se non vado errando, perché qualcuno intercetta il nostro progetto, dedica il suo tempo per un po' e poi lascia. Alcuni sono rimasti più stabili, ci sono state nuove entrate. E ci sono poi un odontotecnico che produce per noi quella che è tutta la parte di protesi che ha il solo costo dei materiali, c'è il tecnico che si occupa della manutenzione del riunito ed è un volontario e il tecnico che si occupa del collaudo del nostro apparecchio radiografico ed è un volontario. E ci sono poi le persone che si occupano del monitoraggio, della raccolta dati che lo fanno in regime di volontariato. Non c'è nessuno pagato? Abbiamo una sola persona assunta perché come cooperativa noi ci occupiamo anche di dare lavoro alle persone, quindi per noi era un segno di affiancare solidarietà e volontariato a quello che era l'aspetto più professionale di lavoro. Quindi l'assistente alla poltrona, che è una figura stabile, che segue tutti i dentisti, fissa gli appuntamenti, richiama i pazienti, si occupa dell'igiene, della sanificazione dei locali e degli approvvigionamenti dei materiali, lei è una persona stipendiata assunta dalla nostra cooperativa ed è un elemento di continuità fondamentale per questo servizio. Se ricordo bene, avete detto che il funzionamento di questo studio dentistico annualmente costa circa 15.000 euro, grosso modo. E come fate a sostenerlo, questo costo? Visto che il paziente non paga quasi niente o niente, no? I pazienti se hanno un ISEE inferiore ai 6.000 euro non pagano nulla, se hanno un ISEE tra i 6.000 e i 10.000 euro sono chiamati a compartecipare minimamente alla prestazione che ricevono. Devo dire che purtroppo abbiamo numerosi insoluti rispetto a questi rientri che dovremmo avere, ma non è il punto della questione.
Lo studio costa circa dai 15 ai 18 mila euro all'anno, dipende anche un po' da quante volte riusciamo a tenere aperto. Noi in genere abbiamo aperto lo studio una, due, mezze giornate alla settimana. E naturalmente più aperture abbiamo, più materiali utilizziamo, più ore abbiamo di servizio dell'assistente alla poltrona. Devo dire che a parte il periodo iniziale dove ci siamo sostenuti un po' più con risorse nostre, il Fondo di Solidarietà e quant'altro, poi abbiamo chiesto alla Fondazione Comunitaria del VCO di aiutarci, se condivideva questo progetto, ad avere una sostenibilità almeno triennale. Questo perché quando si prendono in carico persone anche da un punto di vista sanitario è importante poter pensare al futuro per poter almeno concludere le cure che si hanno in corso. E la Fondazione, devo dire, che ha risposto alla grande, alla nostra prima chiamata, consentendoci di avere i fondi fino a tutto il 2022, e adesso mi auguro e credo che stia rispondendo nel medesimo modo per i successivi due anni. Quindi 23-24? Sì. Quindi teoricamente bisognerebbe riuscire ad avere almeno 30.000 euro. Sì. La Fondazione, da quanto ne so, ne mette 20.000, quindi bisognerà raccogliere, sì, 10-12.000. Avete lanciato una campagna? Noi abbiamo lanciato una campagna che prevede la raccolta fondi sul progetto che è stato aperto presso la Fondazione, quindi il conto corrente che c'era aperto nei prossimi anni, le indicazioni negli scorsi anni sono le medesime. Devo dire che già nella giornata di sabato, poi magari ho l'occasione di dire qualcosa della dedica al dottor Lana, abbiamo avuto una risposta significativa, nel senso che il gruppo Lions ha già fatto una donazione e anche Assocave ha fatto una donazione. Certo. E continueremo con questo sistema delle donazioni da enti o da privati, e devo dire che noi come Casa Don Gianni abbiamo una certa capacità di, come dire, coinvolgere la generosità delle persone verso i nostri progetti. Infatti citavi prima queste due prime donazioni, una in particolare, quella che viene dal mondo della cave, di Maria, che è stata portata dalla Presidente Maria Teresa Moro. Certo. Benissimo. Allora, vuoi dire qualcosa su Lana, su Golana? Sì, abbiamo deciso di dedicare questo studio dentistico al dottor Lana. In realtà è una decisione presa prima del Covid e poi abbiamo dovuto posticipare per ragioni ovvie. E lui è stato un dentista che ha intercettato questo nostro progetto e che con entusiasmo, e devo dire come tutti i dentisti che lavorano con noi, ha accettato di essere nostro volontario e ha portato avanti questa sua attività finché ha potuto, per ragioni di salute. Sì. È stata una persona positiva perché portava con sé molto entusiasmo, molta professionalità, la capacità di coinvolgere anche i suoi colleghi, ed è stata una presenza davvero positiva. Perfetto. Abbiamo avuto piacere di dedicare a lui lo studio e devo dire che la targhetta è stata messa proprio sopra la targhetta di Don Antonio Visco, e per noi questo rappresenta davvero il mondo delle nostre origini un po' e del senso del nostro, benissimo, volontariato. Abbiamo purtroppo soltanto 3 minuti, dobbiamo parlare di alcune cose che farete nei prossimi giorni. Allora, Carlo, in particolare ho sentito parlare di un muro, e poi la festa di Don Gianni. È un tutt'uno, ecco. Nel senso che la festa è il 3, 4 e 5, riprendiamo dopo la pandemia, quindi... Si svolge a Masera? A Masera, la festa è a Masera, e nella giornata del 5 ci sarà l'inaugurazione, la ripresa, perché il muro esisteva già, quello che, sì, Don Antonio chiamava il luogo del pianto, del dolore, però anche della speranza. Momento, un'oasi di riflessione, lo chiamava, e quindi nel ricordo anche di Don Antonio, ma soprattutto anche dei ragazzi che sono prematuramente scomparsi. Però volevo dire che concretamente come associazione stiamo anche usando, essere uno strumento di supporto all'esterno, perché abbiamo in corso due iniziative di raccolta fondi, una con l'Istituto di Pena di Verbania per le strutture per le palestre all'interno. Benissimo. E un'altra con un gruppo, diciamo così, di caritativo, che sta raccogliendo fondi per un ragazzo senegalese che è privo degli arti superiori e che ha bisogno di una quantità di denaro per poter avere le protesi dall'istituto. Dell'iniziativa del carcere abbiamo parlato in questa trasmissione con la direttrice, la dottoressa Musio, che appunto ci ha raccontato, ci ha spiegato questo progetto che sicuramente andrà in porto. Si tratta di comprare le attrezzature per due palestre per i 50-60 detenuti del carcere di Verbania. Proprio una battuta finale, io ho qui una rivista nuova o rinnovata, non so come chiamarla, alternativa.
chiamiamola una rivista rinnovata, nel senso che è proprio fondata sulle radici storiche della nostra rivista Alternativa A, che viene pubblicata dal 1984 e che per una scelta così di maggior diffusione, di rappresentanza di quello che è il mondo del terzo settore, ha voluto rinnovarsi un po' nei contenuti e un po' nella grafica. Ma avremo l'occasione di presentare questa rivista nel dettaglio il 3 di giugno alle ore 17 in Casa Don Gianni, dove convocheremo una conferenza stampa, un evento aperto anche in apertura della nostra festa, perché riteniamo che la rivista sia un elemento culturale importante e fondamentale per la nostra associazione e per il nostro territorio. Io qui il primo numero l'ho letto ed è interessantissimo, perché ci sono tante cose interessanti che parlano anche del nostro, soprattutto del nostro territorio. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio Carlo Squizzi, presidente dell'associazione Alternativa A, e Simonetta Valterio, direttrice della cooperativa La Bitta, che ci hanno guidato in questa visita a Casa Don Gianni. A tutti voi che ci avete seguito, naturalmente, oltre ai ringraziamenti, un appuntamento. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre qui al Sasso nello Stagno. Arrivederci.